vale la pena riflettere sulla virtù e sul vizio. Per capire bene in quale direzione dobbiamo andare, perché ambedue ci sono, ambedue entrano nel nostro modo di agire, di pensare, di sentire, cioè i vizi e le virtù. La virtù è come la vitamina, ti fa crescere, vai avanti. Il vizio è essenzialmente parassitario. I vizi sono dei parassiti. Dimentichiamo che tu sei una persona, tu sei un uomo, sei una donna. È più importante essere uomo e donna che non avere questi vizi o queste virtù. Dio non ama l'aggettivazione della persona, ama la persona come è, peccatore, non peccatore, ma come è.